Amici, amici modellisti e collezionisti, benvenuti, benvenuti ancora una volta su Fly Robby Fly Models, è il Robby che vi parla. E questa volta il Robby vi presenta l'uscita numero 30 della collezione Centauria sulla 24 ore di Le Mans, le auto da corsa più leggendarie del mondo. Questa volta abbiamo a che fare con la Porsche 936 del 1981, che vedete qui davanti a me, ancora in tonso nella propria confezione, e che tra poco andremo a vedere sia per quello che riguarda il fascicolo, che per quello che riguarda il modello. Non prima però di avervi chiesto di mettere un like sotto questo video, di iscrivervi al mio canale e di pigiare sulla campanella, così avrete mie notizie ogni volta che farò una di queste recensioni. Vi invito anche a condividere questi video se vi piacciono, così troveremo sempre più amici con cui dialogare e confrontarci. Bene, come vedete ho sistemato tutto come al solito, il fascicolo a sinistra, il modello a destra, il modello se ne va e diamo un'occhiata rapida a questo fascicolo. Questa Porsche 936-81 del 1981, che ha vinto alle 24 ore di Le Mans con la coppia di piloti Jacques Higgs e Derek Bell, due grandi campioni per quello che riguarda le gare di durata, le corse di durata, e che hanno portato svariate volte queste macchine al successo. Ma prima di tutto andiamo a vedere la prossima uscita, che sarà la Chaparral 2F del 1967, una macchina estremamente caratteristica, con l'alettone alto, vedete, che ha caratterizzato sia negli Stati Uniti che in Europa, in quel periodo, in quegli anni 60, ha caratterizzato le corse e ha dato il via alla moda degli alettoni, che poi è diventata una tecnica degli alettoni, ovviamente. Benissimo, andiamo avanti con la Porsche 9 3681, che praticamente, come ho detto poco fa, ha vinto alla 24 ore di Le Mans del 1981, per l'appunto, e che praticamente è una derivazione, un derivato della precedente Porsche 908. È servita per sostituire nel 1976, se non sbaglio, le vecchie Porsche 917, e praticamente ha vinto immediatamente la 24 ore di Le Mans per quell'anno con la coppia Higgs Van Lennep. Poi ha vinto tantissime corse in questi 2 o 3 anni. Poi è stata messa da parte, è stata ritirata fuori nel 1981 per correre nel gruppo 6, nella categoria prototipi gruppo 6. E naturalmente, come dicevo poco fa, si è affermata di nuovo a Le Mans con la coppia X e Bell. Come vedete, le pagine centrali ci mostrano le fotografie di questo bel modello con le caratteristiche più salienti dalla sua struttura, ma che noi andremo a vedere poi tra poco nel modello stesso. E poi il fascicolo termina praticamente con la solita puntata sulla storia della 24 ore di Le Mans. Questa volta abbiamo a che fare con l'annata 1968-69, nella quale la Ford GT40, le Ford GT40 vinsero ancora per gli ultimi 2 anni la 24 ore di Le Mans sulla scia dei precedenti successi nel 66 con la Ford MK4 e scusate, con la Ford MK2. E nel 67 con la Ford MK4. Bene, chiudiamo il fascicolo. Nella ultima pagina troviamo una bella fotografia della 936-81. Vi dirò solo che aveva un motore 2650 cc, centimetri cubici, 6 cilindri boxer, 620 cavalli, 8000 giri al minuto. Ok, prendiamo a questo punto il modello. Eccolo qua. Il modello è qui. E è contenuto nella sua bruttissima teca, bruttissima perché ha il puntino centrale che io odio visceralmente, come tutti voi sapete, ma che non mi impedisce di farvi fare un walk around attorno a questo modello mentre è chiuso ancora nella sua teca. Ecco qua la parte anteriore, la parte destra, la parte posteriore, vedete l'aerodinamicissima parte posteriore, e di nuovo siamo sulla sinistra. Togliamo il modello dalla sua teca, cercando di non rompere nulla, e lo guardiamo in primo piano
senza appunto quel puntino centrale terribile. Per prima cosa guardiamo cosa c'è scritto nella base. Porsche 936/81, Jackie X Derek Bell 1981, vincitrice. Questa macchina ha vinto la 24 ore di Le Mans del 1981. Eccola qua. Come al solito faccio un rapido excursus sugli aspetti più importanti di questo modello, più caratteristici di questo modello. Non credo ci sia necessario parlare di flussi aerodinamici, perché ognuno di voi, guardando solo la macchina, capisce benissimo di cosa si tratta. Quindi vi farò vedere la bocca d'entrata anteriore del radiatore di raffreddamento dell'intercooler, che era posizionato qui per l'appunto, i due fari doppi anteriori, belli, molto belli, carenati, ve li mostro meglio, eccoli lì, li vedete? Poi i caratteristici specchietti retrovisori tipo monoposto di Formula 1 bassi, perché la struttura della macchina permetteva di tenerli bassi, l'abitacolo che andiamo a vedere nei suoi dettagli, ve lo illumino così lo vediamo meglio, ve lo avvicino anche, eccolo lì, vedete il sedile del pilota e quello di fortuna, e lì a fianco con le cinture, con le cinghie di sicurezza appoggiate a quattro punti, appoggiate sopra. Poi nella parte anteriore vediamo il volante con parzialmente gli strumenti tampografati sul cruscotto. Nella parte bassa a destra è possibile distinguere anche la leva del cambio. Adesso, se riesco a centrare, eccola lì che si vede benissimo. Continuiamo con una rapida rassegna l'analisi di questo modello. Qui troviamo le aperture di sfogo dei radiatori posteriori, dell'aria che entra da queste bocche laterali, ve la faccio vedere, questa è quella di sinistra, vedete, e qui abbiamo delle prese NACA, tre prese NACA in successione rapida, vedete, che praticamente prendono aria da distribuire nel vano motore. Infine, per quello che riguarda questa rassegna superiore, dalla parte superiore troviamo l'alettone molto sottile come corda, e con l'aletta Fowler separata, eccola lì, vedete che è separata, poggiato sui due pylon aerodinamici, ve li faccio vedere meglio, eccoli lì. In più troviamo questo air scoop che porta aria al motore, che si trova qui in questa zona qui sotto il cupolone. Benissimo, andiamo nella parte laterale e troviamo le ruote principalmente, delle quali voglio farvi vedere i particolari se mi è possibile, ammesso e non concesso che la telecamera mi assista, cose di cui dubito molto perché ultimamente mi ha fatto parecchi scherzetti. No, ha messo a fuoco il tutto, eccole lì le ruote, vedete, sono delle semicarenate che andavano molto di moda nei progetti Porsche in quegli anni. E troviamo naturalmente le varie sponsorizzazioni della Jules, anzi c'è praticamente solo questa perché è tutto Jules come potete vedere, e basta. La parte finale, il terminale di coda della carenatura superiore, come potete vedere, è caratteristico. Questa è un'ala praticamente, la carrozzeria è un'ala che serve per tenere schiacciato al suolo questo prototipo. Benissimo, andiamo dall'altra parte, troviamo le stesse cose, eccole qua, ve lo metto a fuoco così, benissimo, e poi andiamo nella parte posteriore. Nella parte posteriore voglio farvi vedere il terminale di coda, ma nella parte sotto. Quindi vediamo i fanali posteriori, la fanaleria posteriore, che serve naturalmente per le ore notturne nella 24 ore di Le Mans. Mi pare che non sia molto a fuoco, scusate, ma questa telecamera mi fa veramente impazzire. Ecco, così va meglio. E poi nella parte bassa, vedete, ci sono i terminali aerodinamici del codone, che sono tenuti da un telaio molto leggero in tubi che si distingue là sotto. Eccolo là,
là sotto, dove è contenuto il motore è tutto attorniato da questi tubi di piccola sezione che sostengono la carenatura posteriore. Bene, a questo punto io credo di avervi descritto i lati salienti di questo bel modello. Ovviamente invito chi fa questa collezione a comprarlo, perché è una macchina che ha vinto la 24 ore di Le Mans, quindi nella collezione ci vuole. Chi non fa la collezione ma compra così i modelli random, dipende da come la pensa, riguardo sia all'epoca, cioè all'annata, sia all'importanza di questa vittoria, perché magari può pensare, un modellista può pensare che ci sono state delle vittorie più importanti di macchine in anni precedenti o in anni successivi, quindi magari questa la valuta meno. Ma queste sono valutazioni personali che ognuno di noi fa. Ora io mi porto al termine della. No, non mi porto al termine, volevo dire soltanto che chiunque poi, con qualunque motivazione, compra questo modello, si ritroverà con un modellino degno di essere esposto e di essere guardato. Benissimo, a questo punto mi porto al termine di questa recensione. Vi ricordo che io sono il Roby, questo è il canale di Fly Roby Fly Models. Vi ricordo anche di mettere un like sotto questo video se vi è piaciuto, di iscrivervi al mio canale e di pigiare sulla campanella, così avrete mie notizie ogni volta che farò una di queste recensioni. Soprattutto vi ricordo di condividere questi video, che così avremo senza dubbio più appassionati, più amici con cui confrontarci e parlare di questo bel hobby che è il modellismo. Benissimo, vi ringrazio di essere rimasti fin qui con me e vi rimando senz'altro alla prossima recensione. Ciao ciao!